In questo primissimo video andiamo a guardare alcuni aspetti essenziali relativi al set, quindi allo scenario che andremo ad utilizzare come sfondo o come surrounding, quindi come ambientazione per il nostro video. Naturalmente sto parlando di una situazione a video dove noi o chi per noi parla di fronte alla telecamera. Questa è un'ambientazione che abbiamo utilizzato sia per la nostra casa sia per i nostri video, cioè in altre parole abbiamo pensato di adattare quello che poteva essere uno sfondo che ci piaceva per la vita di ogni giorno ad eventuali video che avessimo voluto fare. Non abbiamo uno studio di registrazione, questa è una cosa che ci tengo a sottolineare. L'altra cosa che possiamo fare quando ci troviamo magari ad indossare un vestito che è esattamente identico al colore del nostro background e magari non c'è una libreria colorata, è quello di utilizzare dei cuscini colorati. Quindi qui, nel momento in cui vi faccio vedere, spostiamo il bianco con il rosa. Non è detto ovviamente che piaccia la combinazione, ma vi sto facendo vedere quello che è la differenza rispetto al mio vestito nel momento in cui dietro ci sono dei cuscini molto colorati. Ok ragazze, adesso andiamo a vedere come impostare il nostro cavalletto e il nostro smartphone in maniera da ottenere l'inquadratura più consona in rapporto appunto a quello che stiamo cercando di ottenere col nostro video. Tranquille perché trovate tutti i link all'interno del PDF che accompagna il training per trovare tutta l'attrezzatura che tra l'altro è super accessibile, quindi abbiamo proprio selezionato per voi il minimo indispensabile che davvero richiede poco o nulla sia di capacità tecniche che di disponibilità economica, soprattutto per chi di voi magari si sta cimentando all'inizio e deve ancora ottenere qualche risultato adeguato con i propri video. Allora, questo è il classico bastoncino da selfie che in gergo mi dicono si chiama monopiede. Questo è il mio treppiede, l'ho messo abbastanza basso perché voglio stare seduta sul divano. Vediamo come risulta essere l'inquadratura. Allora, ve lo giro che così vi faccio vedere come è impostato, ma è molto semplice. Prendo il mio smartphone, lo metto già in modalità fotocamera, ok, video. Con la cover è sempre più scomodo, quindi io sinceramente vi consiglio sempre di toglierla perché è più veloce. Ok, questo è il mio smartphone. Naturalmente, cosa notate? Che ho sbagliato? In verticale. Allora, è anche vero che ad oggi Instagram, ad esempio, con IGTV e tutta una serie di altri fenomeni, sta rendendo il video verticale sempre più diffuso. Ma questo è un grande no, big no. Quindi evitiamo sempre il video in verticale. Appena l'ho messo, ho visto la faccia di Loris dietro la fotocamera, che ha avuto una smorfia di disgusto generale. Perché? Perché ovviamente poi il video verrà tranciato ai lati, è veramente brutto da vedersi. Quindi quello che faremo sarà toglierlo per mettere il telefono in orizzontale. So che sembra controintuitivo, ma devo semplicemente girare questa sorta di pinza in verticale. Quindi qui dietro c'è una rotellina, tra l'altro sto scoprendo tutte queste cose on the go mentre vi faccio vedere. Ulteriore prova, se ce ne fosse bisogno, che è fattibile da tutte quante. Quindi giriamo la nostra rotellina e a questo punto inseriamo il nostro smartphone, perfetto. Non c'è, come dice Loris sempre, non c'è aria in testa, dà proprio l'idea, no? Non c'è spazio, quindi se anche alzo le mani non c'è la possibilità di andare oltre. Quindi andiamo a cambiarla. Quindi quello che faccio adesso è aprire l'ultimo gancio e alzare la parte più bassa del mio cavalletto, di tutta la sua capacità, ok? Non è male. Ragazze, sono stata promossa. Quindi, come vedete, è la cosa più semplice del mondo. L'importante, vedete quanta aria in testa ho, giusto? Non troppa, perché poi diventa troppa, ma abbastanza bilanciata. Si intravede la parte bassa del corpo in maniera che non sembri tagliata a metà. Qualche elemento colorato, se ho un colore che è troppo mimetizzato, camaleontico rispetto al mio sfondo, e ci siamo. One more time, we're gonna celebrate. Oh yes, alright. Non è un microfono. So che sembra un microfono di quelli strafichi, delle cantanti famose. No, questa è la luce. Questa è una luce, l'anello magico, mi piace chiamare. Nel momento in cui abbiamo una fonte luminosa che è di fronte a noi, non abbiamo bisogno di nulla, nessuna luce, nessun anello magico, niente di niente. E adesso ve lo faccio vedere. Ho già la mia postazione, sappiamo già come impostare tutto quanto.
quello che adesso, ok, sono già in rack. Praticamente quello che vi voglio far vedere, adesso mi posiziono come mi posizionerei per un video, quindi un pochino di spazio, un pochino di aria in testa, un pochino di busto, e questa è la mia luce. È una luce splendida che tra l'altro sembra veramente la stessa luce che prima avevamo ottenuto col nostro anello di luce. Ragazzi, siamo arrivate alla parte dedicata all'audio. Abbiamo già visto durante la nostra live quanto l'audio sia forse più importante del video stesso, perché se si vede ma non si sente è assolutamente controproducente, fa anche rima. Invece vogliamo piuttosto a garantire la massima qualità dell'audio sempre. Ora, quindi questo è praticamente il microfono, adesso questo lo appoggio, questo è il nostro treppiede. Non si sente più. Questo non si sente più, vedete che è un attimo, è veramente un attimo, quindi una volta che avete impostato tutto tenetelo com'è. Provo a metterlo così, dovrebbe sentirsi la mia voce lo stesso.